Siamo al quarto giorno di caccia, ci siamo svegliati molto presto stamani per sistemare soprattutto lo gnu e l'eland di ieri. E adesso stiamo entrando in una zona appunto dove abbiamo già cacciato ieri per trovare lo springbuck, che voi potete capire che in un territorio come questo diventa estremamente difficile perché ci vedono da lunga distanza, quindi è difficile avvicinarli. Allora cercheremo di trovarli, ci fermeremo con la macchina e poi naturalmente studieremo il vento e una linea per poter aggirarli e sperare di avere un tiro, che non sarà affatto facile. Stiamo cercando di individuarli, ne abbiamo individuato qualcuno, ma sono estremamente lontani. It's going down. If we wait a little bit, it will be down. Ah, sta un tiro lunghissimo, bravo. Bravo Luciano. No, lasciala fare, tanto lascialo fare. Quanto hai compensato? Su quale hai tirato? Sulla 300, 300 metri. 300 metri, infatti. Era un po' di più, eh? No, di più, infatti è un po' basso, l'ho colpito sullo stomaco. Che sono almeno 3,50. Però senti, tanto è giù. Ci prepariamo al tiro. The well is 200, right? Just 200. Just keep it on 200, on the cross. 200. 200 meters. Achoo! Very good. Good hit. Very good. Nice shot. Allora, grande tiro in un contesto veramente difficile. Questa è una vecchissima femmina che dovevamo abbattere per questioni di culling. Questo effetto durerà veramente poco, perché tra poco, ormai dopo la morte, rimane qualche minuto, poi scendono. Niente, oggi è stato forse da un punto di vista fisico il giorno più difficile, perché cacciare su queste montagne, io ho detto prima, sembra di cacciare sulla luna, gli animali ti vedono a 1 chilometro, perché poi ora la sera sono bassi, ma poi già alle 8 di mattina sono praticamente in cima alle montagne e ti vedono venire da sotto, quindi veramente difficile. Gli hai tirato 2 volte, l'hai presa leggermente bassa, ma poi alla seconda fucilata è andata giù. Luciano, non sono tiri facili, poi tra l'altro c'era un angolo di sito molto pronunciato, e 20 quindi, gradi forse. sì, buoni buoni, e quindi
Vedi? Già sta, sta abbassando, l'effetto si sta abbassando, vedete, così lo vedete anche voi. E niente, comunque ti faccio i miei complimenti. Grazie. Perché è un animale molto piccolo e a quelle distanze di tiro, insomma, sono stock come... Sì, poi correvano, si sono fermate un attimo, siamo dovuti scendere dalla macchina perché volevamo tagliargli la strada per andare laggiù, però e invece ormai erano troppo veloci, ci siamo fermati, per fortuna lei si è fermata un attimo e hai fatto un tiro bellissimo, complimenti. Grazie. E adesso continuiamo con il facocero. Sì, sì. Arrivederci. Shoot one of them. Oh, the cow's got to find it. You can see? Sparo ancora? No. Quando? Ok? Quando ce l'hai? Very good, bravo. È stato tutto all'improvviso che abbiamo visto una vecchia pozza d'acqua, insieme alle mucche c'erano un branchetto di facoceri e quindi ha sparato, Luciano è riuscito a prenderlo, bellissimo, adesso andiamo a vederlo. Eccolo qua il facocerotto da sfoltimento, da culling. This is a typical culling warthog. Meat pig, very good food. Yes. Ormai arrivati a Lodge quando abbiamo visto in questa pozza d'acqua vicino a casa di Harry delle vacche al pascolo, c'erano quattro facoceri, sì, ora ho cinghiale in testa già perché ci siamo quasi in apertura,
questi quattro facoceri, più ce n'erano altri due semi nascosti dietro, e hai scelto quello che ti andava. Lì per lì sembrava quasi non preso, cioè partito senza far stridere niente, però poi ho visto che si ribaltava. Tu hai tentato di sparare anche, però ero già nel altro bush, che erano già dentro il bush, e allora poi gli hai dato il colpo di grazia, sì, ma ormai perché l'animale era già in acqua. Queste sono quelle cose che nascono rapide e che bisogna prendere al volo, perché poi, come il babuino, infatti, e d'altra parte sono animali che in questi giorni abbiamo avuto già difficoltà a vedere. Comunque adesso poi ci concentreremo su un maschio adulto, questo è un maschio giovanissimo, vedremo se riusciamo. Il tiro non è stato difficilissimo, c'erano un centinaio di metri, comunque sono quelli, i tiri più, quelli che si sbagliano sono quelli più facili di solito è così. Ecco. Bene, signori, proseguiamo la caccia al facocero. Amici di Wild Dancers, ben ritrovati alla termine del quarto giorno. Anche oggi belle cose da raccontare, anche se è stata una giornata dedicata al cambio logistico di molte cose. Una transizione. Esatto. Un giorno che si era aperto in maniera molto difficile, molto critica, perché lo Springbok è un antilope piccola che in quel contesto si veramente i tiri sono lunghissimi, ammesso di riuscire ad averli, e con non poca fatica poi siamo arrivati ad avere un tiro a due animali da culling, cioè due femmine adulte vecchie ormai, sì. Quindi due tipici animali da culling, quindi da management, e quindi abbiamo deciso insieme a Harry di approfittare di questa occasione che abbiamo avuto, ed è andata bene. È andata bene perché, considerando il fatto che c'era un angolo di sito spaventoso, posso comparse? Sì, dal nulla, abbiamo dovuto proprio rincorrerle, fermarci col fiatone, sparare, e devo dire hai sparato veramente bene, perché comunque l'hai presa con tutti i due colpi. Già col primo colpo era messa veramente male, era già caduta due volte, e quindi poi abbiamo posto fine alle sue sofferenze. Però ecco, lì ormai avevo pensato che fosse chiusa la giornata, perché noi avevamo una visuale dalla cima di quella montagna infinita, non si vedeva niente. Abbiamo visto qualche island, abbiamo visto dei kudu, sì, all'inizio, che abbiamo cercato abbiamo cercato di avere un tiro, ma non c'è stato verso. Lì gli animali sono in vantaggio, tra l'altro alle 7:30 del mattino erano già in fila, avevano 1500 metri su, quindi ecco, cacciare in quelle condizioni è una condizione estrema, e si imparano tante cose, soprattutto una: bisogna prepararsi bene lavorare su se stessi in due direzioni. Una, la preparazione fisica, che naturalmente consiglio a tutti, prima di affrontare un luogo del genere, di fare molta ciclette, molto tapirulan, correre, abituarsi a fare delle corse brevi e per poter poi arrivare senza avere il fiatone a sparare. Questa è una prima cosa. Secondo, ecco, io devo dire una cosa, una delle cose che magari a volte si tralasciano, io ho insistito molto in questi reportage, in questi quattro giorni, che ho apprezzato, siccome dove abbiamo cacciato erano salite tremende e discese. La discesa è più difficile perché era pieno di sassi e il pericolo già di cascare è tanto, ma andando giù ho potuto apprezzare una cosa: avevo messo dentro le calzature delle solette anatomiche che facilitano la microcircolazione, e più avevo messo delle talloniere in gel di alta tecnologia del dottor Schulz. Io non ho praticamente ho camminato ore e ore in condizioni pazzesche senza mai avere né crampi né dolori
tipici di certo. Quando, ecco, io altre volte che ho cacciato in queste zone con calzature normali, e devo dire anche un'altra cosa, cioè queste scarpe io le ho portate nuove di zecca. Sì, infatti immaginavo che magari qualche problema te l'avessi fatto. Perché mi sono arrivato praticamente il giorno prima di partire, e già ero molto preoccupato, perché di solito bisogna farci il piede. Quindi ho fatto mezza giornata, poi vediamo, mi sono portato le altre scarpe dietro, e invece devo dire che questo scarponcino è uno scarponcino che, se ci metti dentro delle solette anatomiche e le cose in gel, talonieri in gel, te le metti da nuove e vai, cosa non scontata, e quindi questo a margine. Poi devo dire un'altra cosa, questo proiettile che io ho testato decine e decine di volte in altri contesti, sul 308 ha fatto un figurone, al di là che hai sparato sempre bene, al meglio delle tue possibilità, esatto, però devo dire che ha fatto un bel successone, perché ha sempre bloccato anche nei tiri un po' al limite delle aree vitali, ha sempre bloccato, ha fatto dei danni spaventosi. Questo conforta molto chi è costretto a sparare sempre a distanze limite, col fiatone sempre in gola, perché hai visto, l'occasione ce l'hai, ne hai quattro, riesci col fiatone a beccarne una sola. Per poter tirare il grilletto. Sì, appunto. Sì, certo. Quindi questo è stato. Poi Luciano, abbiamo tentato il facocero senza successo, ora domani cambiamo zona, sì. Sempre all'aspetto, perché c'è una situazione di luna nuova, di luna piena e di vento. E di vento tremendo che dà fastidio al facocero. Quindi domani andremo in un canyon dove c'è una zona, dove c'è dell'acqua, e che sono stati avvistati nei giorni scorsi dei buoni trofei. Vediamo se domattina, stando lì, staremo molte ore ad aspettare, vedremo spettacoli, perché vedremo tanti animali andare e venire da questa pozza d'acqua, quindi sarà anche bello. È emozionante, ovviamente, che quando vedi tanti animali andare e venire è sempre bello. E poi devo dire un'altra cosa, che e questo per quanto riguarda noi, il nostro stare qui, una cucina spettacolare. Stasera ci hanno fatto le lasagne con ragù di impala, che io non ho mai mangiato una cosa così buona. Io sono goloso di lasagne, ma queste lasagne, alla fine del mondo. Abbiamo fatto i complimenti alla cuoca, che è la moglie del fratello di Kerry, quindi la cognata di Kerry, e qui si sta veramente da Dio, un accommodation 5 stelle lusso in mezzo a nulla. Oggi una abbiamo visto locale. Sì, appunto, la camera è un residence. E abbiamo visto i ghepardi oggi, bellissimi, quindi è stato veramente un posto dove uno può venire con la famiglia o i figli, perché ci sono tante belle cose da vedere e da sapere in quest'Africa straordinaria, che è appunto il Sudafrica. Bene signori, per nuove emozioni dovrete aspettare domani. Arrivederci.